Pescara indecifrabile. La lettura essenziale e incisiva è quella del Gale. Una visita di cortesia all'amico Andrea Iaconi al Bonolis di Teramo. Poi Giovanni Galeone non si tira indietro quando si tratta di parlare di calcio e più in particolare del suo Pescara. Ancora non riesco a individuarla. L'ho vista giocare dei momenti buoni. Per esempio i primi 20 minuti con il Perugia, dove ero stato invitato dal Perugia a vederla, non ce la faccio, però dopo non riesco ancora a capirla. Gioca bene 20 minuti, è indecifrabile. Vedi Venezia 2-0, partita finita, ma alla fine avrebbe dovuto perderla. Una squadra non può dare 4 gol al Benevento, che ha subito in tutto 7 gol. Gli dà 4 gol al Benevento e perde con la Juve Stabia in casa. Cioè, è una squadra un po' indecifrabile, non riesco a capirla molto bene. Pescara che continua a preparare la trasferta di sabato a Frosinone, ci sarà ancora da attendere per il rientro di Vincenzo Fiorillo, che non ce la fa per il match dello Stirpe, dove toccherà ancora Castrati, anche se giungono spifferi di mercato che vogliono il Pescara essere interessato all'esperto Federico Marchetti, sotto contratto col Genoa, ma finito fuori dai radar del tecnico Thiago Motta e del predecessore Andrea Zoli. Un interesse nato dalle incertezze di Castrati, anche se resta il dubbio di quale possa essere la gerarchia tra i pali in caso di un effettivo arrivo dell'ex Cagliari e Lazio e di guarigione di Fiorillo, che del Pescara è anche leader e capitano. Intanto il tecnico Zauri sarà quasi certamente privo di Brunori, vittima di una distorsione alla caviglia, e spera di recuperare un acciaccato Scognamiglio, viste le condizioni già precarie di Campagnaro e Drudi. Altrimenti Ciofani, ex della prossima partita e che è pronto a tornare titolare a destra, potrebbe scalare al centro. Nella squadra di Nesta mancherà il centrocampista nazionale svedese Marcus Rodien per un infortunio al ginocchio riportato contro la Juve Stabia e che, in attesa degli esami strumentali, si teme sia grave. Frosinone Pescara è anche un potenziale incrocio di mercato. Dal centro laziale rimbalza la voce di un interessamento del Delfino verso l'attaccante Nicola Citro, vicenda sulla quale è stato interpellato dai colleghi di Extra TV il presidente Daniele Sebastiani. No, in questo momento non stiamo assolutamente pensando al mercato, ve lo assicuro. Tutto quello che esce fuori non è farina del nostro sacco e soprattutto, per carità, non metto in discussione i nomi o i giocatori, perché sono giocatori. Il fatto di che Cirlo sia Frosinone vuol dire che, come dicevo prima, è un giocatore importante. Però noi in questo momento non stiamo pensando al mercato, stiamo pensando a queste ultime partite da qui alla fine del giro d'andata, cercando di fare il meglio possibile.